Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Dedo. Continuiamo la nostra avventura, episodio numero 10. Sarebbe più facile con la motosega di Mr. H. Non è tanto male qui, senza i bambini. Già, rompono un sacco, eh. Già. Ah, le tue lezioni di disegno erano calme. Ah. E tu come lo sai? Che ci facevi? Ero di passaggio. Ma sì, la mia classe è infinitamente lontana da tutto. Sì, beh, ma c'è una scorciatoia lì vicino. Da che parte andiamo? Ok, da che parte andiamo? A te la scelta. Vai, Nick, scegli. Radura o sentiero roccioso? Dai, rischiamo sul sentiero roccioso. Vai, ti voglio far rischiare. Bella scelta. C'è la legna migliore. Legna migliore? Sì, quella da usare per il fuoco. Siete qua per la legna, che volevi fare tu? Dici che basterà? Tre legnetti? Secondo me no. Non credo. Non credo neanch'io. Dovete fare il falò, non è che dovete fare la brace. Ok, tocca a noi camminare. Questo mi sta un po' antipatico. Ti metterò in difficoltà, caro. Allora. Quindi in questo posto c'era davvero una cava? Già. Qui sotto ci sono grotte profonde. Ne ha fatto una specie un giro. Di ordinare. Fico. Ok, proseguiamo alla ricerca della legna per il falò. Qua dove andiamo? Sinistro, destro. Pericolo. Vabbè, a parte i suoni della natura, sembra tutto regolare. Ah, la carta l'ha appeso. Ma ce l'ha fatta prendere? La dobbiamo prendere o l'ha presa in automatico? Vabbè. Ecco qua, visualizziamola anche. Ah, l'appeso significa arrendersi. Ok, allora la carta almeno l'abbiamo trovata. Proseguiamo. Allora, ma qua mi sembra che è chiuso però la strada. Correre un po' no, Sta facendo pure notte. No, è giorno sopra che siamo all'interno della grotta qua. Ah! Merda! Non è niente, stai tranquillo. Sì, stai tranquillo. Non aver paura. Prosegui, vai tu avanti, non ti preoccupare. Passo svelto. Normale. Passo svelto. Ok, penso. Oh! Altri rumori. No, proseguiamo diritti, vai tranquillo. Non ti ferma. Che c'è qua? Ah, ma siamo tornati indietro alla fine. Secondo te è sicuro? Sì. Perché hai paura? No. E tu? No. Quindi? Allora di là già sono andato, forse devo andare da quest'altra parte. Sono tutti uguali questi due cose. Di là pure si può andare, okay. Qua pure ci perdiamo. Dimmi, tu pensi mai al dopo? Dopo cosa?
Tipo, dopo la morte? Ah. È un po' triste. No, intendevo al futuro. Dopo sì, il campo? Ogni tanto. Di continuo. Ogni minuto. Ti capisco. Ogni tanto ho provato anche a lasciare che accada. Eh? Cioè, tutto ciò che accade ha una ragione. Quindi? Come fosse predeterminato. Il fato. Ci sei a provare? Che vuoi fare? Non lo definirei proprio così. Un futuro già scritto. Magari a grandi linee è scritto, ma cambiano i dettagli. Giusto, giusto, come giusto. Se mutasse in corsa. Ma tu hai il controllo del... fato? Sì. Va bene. Non lo so. È un'idea un po' disfattista. No, così posso fare tutto ciò che voglio senza rimpianti. Proseguiamo, la legna, la senza legna. Esagerare. C'è da far la legna, ragazzi. In effetti, questo è un po' liberatorio. Ma solo se sei un sociopatico. Ok, ci fa proseguire. Ma qua dove si va? Possiamo scendere. No, non ci fa scendere. Siamo arrivati. Sì. Scendi. Dai, ok. Ok, scendiamo di qua. Non so dove stiamo andando. Ma questi come se la portano posta legna, giusto per capire. E ora? Sì, stanno a prendere i legnetti. Oh, ho capito dove siamo. Hai visto? Sì. Vieni nel su. Bosco. Ecco, reggi. Certo. Avrà un bel panorama, da qui su. La vista qui è proprio wow. Ed è vero, ed è vero. Stai prendendo appunti. Sì, sei bravissima. Cavolo, Abby, facciamo un complimento. No, no, non è vero. Giuro, non lo dico tanto per... È solo una bozza, ma se butto giù l'idea, poi mi aiuta a ricordare. È bello sapere di avere un talento. Sì, è vero. Insomma, non è sempre facile scoprirlo, no? Sono certa che hai molti talenti, Nick. Sì, nascosti, direi. Sì, certamente, solo che... non so quali. Far la legna sicuro no. Lo capirai. Lo capirai un giorno. Ok, ed ora che si fa? Avvicinati, dai, dai, dai. No. Ma che? Ehi, hai sentito? Eh? C'è qualcuno? Non sarà nulla. No, ascolta. C'è qualcosa lì. Ma che è un maiale. Oh, guarda! Oh, è così piccolo. Secondo me non sta da sola. Oh mio Dio, quanto è... Questo per il falò è buono. Io lo porterei, eh. Che dite? Aspetta. Aspetta. Salva Abby, sì. Lo sapevo, lo sapevo. Se lo mangi, se lo mangi, sicuro. Ok, trattieni il fiato. Sì. Una creatura di origine ignota ti sì, dà la caccia. È un cinghiale, non è... Devi trattenere il fiato inducendo la bestia a credere che tu sia solo un cadavere. Ok, rilascia quando è finito. Ok, non ho capito il tasto che devo prendere.
Nota l'immagine alterarsi e il suono cambiare con l'avvicinarsi della minaccia. Quando il pericolo è passato, scappa. Scegli il momento giusto e corri per salvarti. Ok, attenzione. Ci proviamo, anche se mi sta antipatico. Respirare o scappare al momento sbagliato può farti diventare la preda della creatura, causando gravissime conseguenze. Vabbè, ho capito, devo fare il mouse probabilmente. Sì. E quando è che si dura? Aiuto, aiuto, non respirare. Quindi ci fingiamo morti. Secondo me mo ce ne possiamo andare. Vai, scappa. No. Cacato sotto, Mio Dio. Lei se la ride. Però quella belva mi ha quasi fatto a pezzi. Mi spiace, scusami. Maialino curioso. Insomma. Vabbè, facciamo allegro. Chissà che cosa dirà quel maiale di suo marito. Come sai che era una femmina? Oh, l'ho guardata bene. Sembrava attratta da me. Sì, sì, proprio. Oh, ti sei trovata una fidanzatina. Non era tanto Ina. Vabbè. Mi sa che vi tocca portare la legna adesso. Come è entrato quello? La borsa la vedo un tantino piccola. Ok, torniamo. Questi tre legnetti. Siete arrivati fino a qua, ho portato tre legnetti. Vabbè. Come cammina strana questo. Ok ragazzi, io vi saluto per questo episodio e ci aggiorniamo al prossimo. Ciao ragazzi.